sono partita da tutt'altra strada perché mi sono laureata in medicina. Dopodiché ho sentito una certa necessità nell'iniziare a studiare il circo, perché lo studiavo in maniera amatoriale e in realtà mi interessava molto e ne volevo sapere sempre di più. Sono andata alla scuola a studiare e da lì a farlo diventare un lavoro fondamentalmente ci vuole tanta passione, tanto tempo, tanta dedizione e anche un po' di fortuna, penso. Per me è stato un po' diverso perché io ho iniziato a fare questo come lavoro all'età di circa 20 anni, mettendomi in strada nella maniera più spontanea e pericolosa esistente. Ci dedichiamo anche alla pedagogia circense. Nel quartiere di San Cristoforo questo assume poi anche un significato di forte incisività sociale, perché il circo agisce anche sulla rimozione degli stigmi attraverso l'apprendimento che sviluppo, mi esibisco e rinnovo l'immagine di me sia ai miei occhi che agli occhi della gente. È come liberarsi di un'etichetta che la società ti ha messo addosso. Noi siamo felicissimi che ci sia un festival grosso nella città di Catania, perché sicuramente significa diffondere la cultura dell'arte di strada, del circo e anche una socialità diversa in questa città. Abbiamo sempre più centri commerciali e sempre meno teatri in questa città, meno spazi culturali, e un grande festival come questo è l'occasione per mettere insieme tutti gli strati della città, metterli assieme nei posti pubblici che vengono valorizzati e che diventano un'occasione di socialità oltre che di espressione artistica a più livelli.